sbagliato avrebbe depistato e mandato via molte persone. E questo titolo però poteva creare disagio. Invece la trovo una genialità e la ringrazio anche di questo. Magari raccogliamo ancora qualche domanda. Ovviamente vi siete distribuiti nella parte opposta dove è il microfono. Questo ci sta. Sì, grazie. Io sono piuttosto emozionato perché non ho mai fatto domande né a, diciamo, registi o scrittori, eccetera. Però qui di fronte un regista che io amo molto e avevo una curiosità. Quando ho visto questo film mi è sembrato, soprattutto per la vicenda, raccontato in maniera diversa dagli altri film, più con una struttura narrativa, diciamo, lineare rispetto ad altre cose come Diavolo in corpo o La visione del Sabba. Però c'è un elemento, secondo me, dentro il film, fortemente destabilizzante, che non si nota subito, ed è il personaggio di, se non sbaglio, Fabrizio Falco, che è il fratello di Riondino nel film. Volevo chiedere se c'era un riferimento conscio o inconscio a Luca Stèl dei Pugni in tasca, che è la prima figura che mi è venuta in mente vedendo quel personaggio. E i rapporti con sua madre, appunto, che sembra quasi, insomma, una figura strana, insomma, tutto qui. Ancora una domanda? Se non c'è. Silvia Di Giovanni. Il film mi è piaciuto. Buona l'interpretazione, buoni i soggetti, buona. Però quello che colpisce, e noi ci colpisce anche perché non è una faccenda che è successa 60 anni fa, quelli che ci siamo qui 3-4 anni fa c'eravamo tutti. Quindi ci ricordiamo lo squallore di personaggi come quel Quagliariello, la vergogna, Sacconi, Formigoni. E la gente che per fede fideisti hanno fatto quelle manifestazioni di fronte a un personaggio come Pepino, il dolore che poteva avere questo uomo. Gente di fede che non si sono vergognati per niente di insultare un uomo così colpito drammaticamente dalla disgrazia. La vergogna, lo squallore che portava avanti certo modo di comportarsi. Teniamocelo sempre in mente queste cose perché sono cattive. Rispondo brevemente, sempre brevemente. Perché io sono per la brevità, per l'essenzialità. No, sul titolo. I titoli vengono così, non è che uno. Mi sembrava che contenesse tante cose. Poi io tolgo un po' come Diavolo in corpo, io ho tolto il Diavolo in corpo, gli articoli. Mi sembrava più cinematografico, bella tormentata. Sono quelle cose che non. Ed effettivamente è anche un. Partendo da Luana, sappiamo che Luana non si sveglierà mai, mentre invece nella fiaba di La Bella Addormentata trova un principe che. Quindi questo è un film di chi non si sveglia e di chi si sveglia. Ci sono tanti risvegli, in questo senso, non lo dico come. Perché qualcuno dice, ma cosa vuoi? Ma chi vuoi che vada al cinema a vedere tutte queste cose? No, ci sono, è un film che io penso che batta in modo vitale, insomma, perché appunto Bella Addormentata è più la ragazza tossicomane che viene svegliata, ma è anche il figlio dell'au pair che decide di andare via, e anche il senatore che sia pure pieno di conflitti decide di non votare, cioè ci sono tanti.
risvegli. E quindi è come, sa, come in certe strutture a suspense, no? Uno pensa che bella tornata, infatti qualcuno come Luana come no, è un modo per dire una cosa e per dirne un'altra, ecco. Per quel che riguarda senz'altro, beh, lì entriamo in un discorso più soggettivo, nel senso che insomma, in ogni film io posso trovare delle cose riferite a film precedenti, anche del mio passato remoto, ed effettivamente i due ragazzi in qualche modo richiamano il protagonista dei Pugni in Tasca, il fratello piuttosto borderline, è un decisionista piuttosto dissociato, ecco, mentre il figlio della Uper anche lui prova, ma c'ha una ricchezza secondo me affettiva superiore, ecco. Sì, è vero che è il padre che lo interrompe, però è come se la sua richiesta d'affetto alla mamma, che glielo nega in modo spietato, in nome di un delirio di poter risvegliare, negando la propria identità di attrice, la propria figlia, in qualche modo il suo quasi disperato desiderio di richiamarla, di riconquistarla, denuncia in fondo una ricchezza che l'altro forse non ha, ecco. Però certamente i due personaggi possono far pensare, diciamo, quasi a quell'archetipo di, non dico 50 anni fa per non rabbrividire, ma di quasi. No, guardi, tutti gli italiani hanno avuto modo di vedere fino a che punto si possono spingere, ecco, i politici italiani. La loro scompostezza veramente è quello che io ho definito in una trasmissione televisiva la peste del linguaggio, veramente. Lì sono stati maestri nella peste del linguaggio, nel vero senso della parola. Bastava vedere la gazzarra e la scompostezza in Parlamento. Peggio di così, hanno dato, sembra quasi banale di dire, hanno dato il peggio di loro stessi. Ma è il bello che non stentano a risalirsi. Ma, e guardate, c'è questo da dire, i cambiamenti culturali, mi sono reso conto, hanno dei tempi un po' lunghi, e quindi questa rivoluzione culturale, che prima e dopo l'Eluana, è inarrestabile, ma è solo una questione di tempo, veramente.